L'incontro è andato benissimo perché per la prima volta dopo tanto tempo ci siamo ritrovati insieme in presenza, finalmente senza schermi, senza monitor che per quanto ci hanno aiutato in questo periodo non ci danno la dimensione di condividere dei momenti particolari. È stato interessante ritrovare tutte le associazioni, da questo mi aspetto che da qui partano proposte e impegno ad essere attivi a favore di tutta la nostra comunità, di fruire di tutti i bei posti che abbiamo, di far partire il patto della lettura attraverso anche le bibliotechine itineranti, di fruire dei parchi anche come parchi tematici, perché più proposte vengono a livello laboratoriale è meglio e per tutti, perché ci costruiamo dei momenti da vivere anche nel quotidiano, anche con poche cose piccole e semplici, ma con la possibilità di stare insieme. Assessore, questa intervista sarà posticipata di qualche ora, quindi possiamo anticipare una notizia che non hai dato questa sera, ma che invece darai ufficialmente domani? Sì, la darò domani, perché la graduatoria al GAL l'ha pubblicata solo oggi, la devo ancora acquisire chiaramente con tutti i criteri burocratici che appartengono alle amministrazioni pubbliche, però ci sarà la possibilità di realizzare un altro evento bello all'insegna di tutto il percorso che abbiamo messo in campo, cioè ripartire dalla nostra storia. Quindi il progetto consiste in una mostra itinerante fatta di raccolta di documenti intorno alla presenza dei monaci bizantini sul nostro territorio, cosa che ci lega al percorso verso l'abbazia che abbiamo fatto, che abbiamo tracciato con i cartelli nella settimana scorsa, che ci lega alla scoperta del ponte bizantino che abbiamo sotto il comune e che a breve partirà anche i lavori di pulizia e di riscoperta appunto di questo ponte, a tutto il resto del percorso che abbiamo fatto recuperando la storia di Lauria, perché è importante conoscere bene la nostra storia per poter vivere bene il presente e proiettarci nel futuro. Sì, sì, il cammino di Sant'Antonio oggi doveva essere già un percorso attivo, perché dovevamo procedere verso Padova. È stato fatto qualche piccolo tratto intorno a Padova stesso, e quindi al santuario di Sant'Antonio. E, intorno al 20 di luglio avremo il gruppo, l'associazione del cammino di Sant'Antonio, che verrà qui con gli addetti tracciatori. In sintesi verranno non solo per proiettare il documentario che è stato realizzato attraverso il recupero di immagini e di foto attraverso tutti i paesi che parteciperanno a questo cammino, a questo percorso, quanto verranno per tracciare materialmente il tragitto sull'Auria che sarà percorso dai camminatori, diciamo, da chi farà il cammino, che partirà da Milazzo, dalla Sicilia, e arriverà a Padova. In una battuta si profila un gemellaggio di fatto tra il cammino di Sant'Antonio e il cammino di San Giacomo. Certo, certo che sì, non l'abbiamo mai escluso, anzi così come siamo inclusivi, o almeno ci proviamo a esserlo anche con gli eventi, con le associazioni, lavorare insieme, io mi auguro che Sant'Antonio e San Giacomo diventino il volano del turismo religioso nella nostra cittadina, perché sono tradizioni consolidate e da questo possiamo veramente non solo attirare viaggiatori e turisti religiosi ovviamente, ma anche andare oltre. Allora, finalmente è partita la nostra iniziativa, l'iniziativa che vede unite l'albero delle idee e i maestri di Lauria Art. È un'iniziativa che è fondata sul piacere di stare insieme, sul piacere di condividere le ricchezze e le bellezze del nostro territorio, con il solo intento di valorizzare tutto ciò che ci circonda con uno spirito di unità, no? Esatto. Cercando di realizzare delle cose belle, fruibili per il cittadino di Lauria,
ma fruibili anche per quei cittadini che scoprono il nostro territorio. E lo scoprono attraverso dei simboli che parlano poi delle opere d'arte, delle ricchezze territoriali e delle ricchezze culturali. I maestri di Laureart hanno contribuito egregiamente a realizzare delle opere veramente d'autore che ci auguriamo possano essere utilizzate e fruite da un po' da tutti, anche soprattutto in virtù della valorizzazione del nostro territorio. Prego. Quando si dice che l'unione fa la forza è proprio vero, perché noi abbiamo ci siamo prestati artisticamente, diciamo, a questo progetto, mentre l'albero delle idee ha praticamente assemblato le nostre opere con stoffe preziose, con una manifattura veramente eccezionale. Quindi diciamo che le due cose si sono abbinate molto bene. Speriamo di incontrare il gusto dei cittadini e soprattutto nella riscoperta di piccoli simboli e di piccoli luoghi o grandi luoghi che sono la nostra cartolina, come il castello, come anche delle piccole immagini che sono ricavate da per esempio dalla balaustra della chiesa di San Nicola oppure da altre chiese del nostro territorio. Sono tutti simboli che poi dovrebbero incuriosire il turista o anche il cittadino proprio di Lauria ad andare a scalare, quindi a cercare dove si trova questo simbolo, anche se noi abbiamo comunque dato il riferimento per ogni opera che abbiamo fatto. Quindi pensiamo che sia un'opera, un piccolo contributo alla scoperta del nostro territorio e speriamo che la gente risponda, nel senso che apprezzi anche almeno l'impegno, non dico la qualità, ma l'impegno che ci abbiamo messo, sì. Grazie. Allora, questo è come la vedo io. A Lauria ci sono tantissime associazioni. E secondo me è una grande ricchezza, però bisogna saperla sfruttare. E il problema secondo me è proprio la comunicazione e l'interscambio che ci dovrebbe essere tra queste associazioni. Io penso che un organo superiore alle associazioni sarebbe indispensabile. Come in tutti i paesi d'Italia, io vedo, c'è sempre la Proloco in alto a tutte le associazioni e che coordina l'attività di questa associazione. Le coordina, le aiuta, le sostiene e quindi credo che questo sia quello che manca a Lauria, perché le associazioni ci sono delle belle realtà che fanno veramente apprezzare il lavoro che si fa nelle associazioni. Quindi credo che sia questa la strada. In rete, sempre restando ognuna con la propria identità, però collaborare e mettere insieme le varie abilità, perché ogni associazione ha uno scopo preciso, però mettendo insieme queste competenze si può raggiungere un ottimo risultato. Sicuramente l'unione è un'occasione di crescita per tutti ed è diciamo il modo più bello di lavorare poi alla fine. Noi stasera abbiamo anticipato quello che in realtà poi verrà ufficialmente presentato il 3 e il 4 luglio al Palazzo Marangoni, dove l'impatto sarà un po' più culturale, perché presenteremo anche un catalogo che raccoglie tutte le opere e che vuole essere un'occasione per promuovere il territorio. Noi questo catalogo abbiamo intenzione di poi depositarlo, di affidarlo a chi vuole aiutarci a far crescere questa nostra idea, questo nostro progetto, che sicuramente rappresenta per noi un'occasione di crescita, ma finalizzata alla crescita dell'intero territorio, perché l'unione fa la forza e soltanto uniti ce la faremo, che non è un motto ma è un modo di fare, fare, no? Esatto. Ok, grazie. Allora, intanto grazie per la partecipazione, benvenuti a tutti, benvenuti anche alla stampa locale, sempre presente e affettuosa in tutte le circostanze. Stasera ci tenevo
in maniera particolare. Vi chiederete come mai ho convocato le associazioni qui e non come faccio solitamente nella sala consigliere. La ripartenza doveva essere ripartenza come si deve e quindi ho immaginato che questo posto bellissimo, che per me è un gioiellino, al centro del paese, stiamo facendo veramente di tutto per poterlo far vivere, e era il luogo ideale per incontrare le associazioni, per accogliere le proposte e soprattutto partire da qua per far vivere anche i nostri luoghi più belli. E quindi la convocazione l'avete vista tutti, ma prima di entrare nel vivo della situazione devo necessariamente ringraziare la signora Scaldaferri con il marito, perché attraverso l'associazione che si è fatta carico della gestione di questo parco forse finalmente stavolta riusciamo a farlo funzionare. Non è detto, perché sono ancora pochi giorni. Anche il tempo non ci ha dato una mano, nel senso che ha piovuto fino all'altro giorno, per cui mancano ancora tante piccole cose, perché il grosso è stato fatto, però stamattina per esempio andava ripulito, non è stato possibile farlo perché non c'era la disponibilità degli operai. Devono essere completati i giochini, perché mancano i tappetini sotto, probabilmente lo faranno domani. Devono rifinire questi muretti, gli spazi che sono ancora un po' così ridotti male, ma questo posto esce da 2 anni di chiusura anche in malo modo ed era stato maltrattato anche prima, per cui veramente stiamo provando a farlo rivivere, perché essendo al centro del paese ed essendo un posto per me bellissimo, l'ho immaginato come laboratorio attivo e quindi fruibile da tutti quelli che lo vorranno, associazione per ogni tipo di attività, perché è fruibile dalla mattina fino alla sera, anche tardi, perché sarà attivata l'illuminazione e sarà anche attenzionato dalle videocamere. Quindi potrà essere fruito veramente l'intera giornata, anche per tutte quelle attività che in questo momento non si possono fare in ambienti chiusi, anche perché qua c'è spazio, c'è la possibilità anche di accomodarsi senza trascinare sedie e quant'altro. Quindi l'ho immaginato veramente come un laboratorio vivo e attivo che può essere utilizzato durante tutta la settimana. Ho immaginato laboratori di lettura e scrittura creativa, perché parliamo anche di questo, visto che ho invitato tutti gli aderenti al patto della lettura. L'ho immaginato come laboratorio per attività teatrali, per l'esposizione, e qui stasera devo ringraziare l'Associazione degli Artisti in Cammino insieme all'Albero delle Idee, che ci hanno regalato anche questo momento e questo progetto di cui poi parleranno loro. Vedo Aurora, non vedo Gino, ma so che c'è da qua. Ah, eccolo qua, lo tenevo accanto, scusate. E quindi, così come partiamo stasera, veramente può essere un laboratorio continuo. E per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente questa serata serve anche per raccogliere le proposte delle varie associazioni, in modo che riusciamo finalmente a fare un calendario delle attività, sperando che dal 21 possiamo essere un tantino più liberi e quindi anche più predisposti mentalmente a poter continuare le nostre attività culturali. Parleremo anche del bando biblioteche e vi voglio far vedere dietro di me questa bibliotechina ambulante, ce ne sono anche altri esemplari, e i lavori sono stati interamente fatti da un altro volontario che ci crede che la cultura ci rende liberi, perché l'ha anche scritta, ed è Sergio, che non solo ha costruito le casette che saranno distribuite negli altri parchi, ce ne sarà tra qualche giorno una nella piazzetta Olmo e l'altra al parco del Vingolato, che si presta anche quello a poter diventare un parco tematico, e c'è questo, questo lavoro bellissimo che sarà completato con la presenza di piante dentro, ma non ce l'abbiamo fatto perché l'abbiamo portato qua solo poco prima di iniziare questo appuntamento, e quindi sarà completato. Allora, dicevo, le casette servono
anche queste per lanciare tutte le attività riferite al patto dei libri e quindi a tutto ciò che può valorizzare la lettura in tutti i modi possibili. E mi piacerebbe che queste casette diventassero anche non solo momento per approfittare di leggere, non so, le mamme che vengono con i bambini o chi vuole venire semplicemente a riposarsi un po', a leggere qualcosa, ma diventassero anche scambio di libri che possono girare tra i vari parchi dove saranno sistemate e anche interscambio tra i vari attori, tra coloro che vorranno portare i libri, perché sono accettati tutti, dalle favole per bambini ai libri scientifici, tutto quello che magari a casa dà fastidio e può essere portato qua, così come si fa nelle grosse città. Anche solo veramente per passare un'ora la mattina per venire a passare il tempo. Un'ultimissima cosa e poi vi lascio spazio. Intanto anche i saluti del sindaco, che non è potuto essere presente perché gli si è accavallato un impegno, però c'è qui con me il vice sindaco Bruna Gagliardi, c'è il consigliere Amato che prima di me si era cimentato nella cultura ma che comunque è molto attento a tutte le attività, alla presentazione di libri e quant'altro. E quello che mi preme dirvi velocemente è il bando biblioteca che avrete sicuramente visto sul sito del comune, che scadrà tra poco, che per noi è molto importante perché abbiamo una biblioteca comunale anche di una certa importanza che è stata risistemata e può essere fruita tranquillamente da chi vorrà solo utilizzare i libri, da chi vorrà studiare, ma soprattutto l'intento è quello che chi la vorrà gestire se ne faccia carico, anche per proporre una rete attraverso le biblioteche esistenti sul nostro territorio, e ci sono, perché c'è la biblioteca Brancati, c'è la biblioteca del Lentini, le librerie, la biblioteca della scuola media Lentini, che anche quella una biblioteca che deve vivere e lo fa attraverso le varie iniziative, dal Maggio dei Libri, a Libriamoci, eccetera, eccetera. E quindi deve servire soprattutto per fare rete e per promuovere tutto quanto può essere proposta culturale valida per innalzare il livello di conoscenza della nostra comunità. Non mi ricordo più se devo dire qualche altra cosa, ma io lascerei intanto la parola all'associazione che presenta il progetto. Dopodiché il microfono è a disposizione di tutte le associazioni che vorranno proporre già eventi che hanno immaginato o vogliono, insomma, qualunque cosa vorranno chiedere, sono qui a disposizione. Buonasera a tutti, intanto io ringrazio l'assessore Lucia Carlomanno per averci coinvolti in questa serata, ringrazio tutti voi presenti che avete accolto il nostro invito, in particolare il vice sindaco che ha dovuto rinviare un impegno per presenziare qui, e ringrazio tutti voi, la stampa e quant'altro. Questa sera questo parco ha una seconda opportunità, quella di trovare un'identità. È un luogo centrale nel nostro paese e quindi ha il diritto di avere il rispetto che merita. È un bene comune e in quanto tale è un bene che innanzitutto noi cittadini abbiamo il dovere di tutelare. E in quest'ottica è nato proprio il nostro progetto, il progetto che vede uniti l'albero delle idee e l'Auriart. È un progetto nato nel periodo della pandemia, nel momento in cui sentivamo tutti il bisogno di ricominciare e di circondarci di qualcosa di bello. È nato con l'intenzione di far sì che il motto "insieme ce la faremo" fosse una realtà, ma non solo uno slogan. Per cui abbiamo cercato quello che potesse essere un legame tra di noi, e il territorio sicuramente rappresenta una ricchezza comune a tutti noi. Quindi abbiamo individuato dei simboli per parlare
di Lauria e per invitare i cittadini lauriotti e magari anche il turista che si trova a visitare i nostri luoghi a guardare questo paese con occhio diverso. Abbiamo individuato dei simboli, abbiamo denominato innanzitutto questo progetto Basilisco, non so spiegarvi il perché, perché il basilisco è il simbolo, lo stemma del nostro paese. Ma al di là del basilisco cercavamo delle immagini che parlassero del territorio, della natura, delle ricchezze naturali, delle ricchezze artistiche e delle ricchezze culturali che magari abbiamo e non ci rendiamo conto di avere. E nei momenti di maggiore difficoltà guardiamo a ciò che abbiamo per valorizzarlo. E noi questo vogliamo fare, valorizzare il territorio. Abbiamo individuato innanzitutto il sole, è stato il primo elemento che abbiamo voluto rappresentare, sole che abbiamo ritrovato per esempio sulla facciata della chiesetta del Purgatorio, ma anche sull'altare della chiesa di Lauria, di San Nicola di Bari. Ogni artista ha al suo modo interpretato, in base al proprio stile, alla propria sensibilità, quell'elemento individuato. Il tutto poi è stato montato con stoffe, materiali di prima qualità. Molte stoffe di quelle che vedete sono realizzate da artisti internazionali che si sposano perfettamente con le opere dei nostri artisti locali. Abbiamo realizzato e abbiamo intenzione di realizzare altro. Partiamo da Lauria, ma l'intenzione è di guardare alla Valle del Noce e finché le forze ci accompagneranno anche oltre. E abbiamo realizzato degli oggetti di arredo, complementi d'arredo di uso comune e degli accessori moda. E noi questa sera anticipiamo quello che ufficialmente presenteremo al Marangoni il 3 e il 4 luglio, sabato e domenica. C'è un errore sul volantino che vi è stato consegnato, ma è il 3 e il 4 luglio. Sicuramente quello che ha accompagnato questo progetto è stata l'unione di intenti, la collaborazione, perché noi siamo convinti che davvero insieme ce la faremo, soltanto lavorando insieme, non dicendo semplicemente insieme ce la faremo, possiamo raggiungere dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, credo. L'ultima cosa, e poi do magari la parola a Gino che sicuramente vorrà dire qualcosa. Ci tengo a dire che alcuni artisti non avevano mai disegnato su tela, altri erano già esperti su tela, ma in entrambi i casi non hanno avuto nessuna difficoltà a rendere l'opera d'arte, perché un artista poi disegna dappertutto, se ha il senso artistico non sarà il supporto che lo fermerà. E non sarà una pandemia che bloccherà la creatività di chi comunque ha tutto il desiderio di circondarsi di cose belle. Vi ringrazio, noi ci siamo divertiti, speriamo di aver trasmesso a voi quello che è il nostro obiettivo. Buonasera e grazie per la presenza. Io praticamente non ho quasi niente da dire perché ha detto tutto benissimo l'architetto e quindi mi resta solo di dire che abbiamo accolto con molto entusiasmo questo invito da parte dell'Albero dell'Idea per mettere insieme due aspetti, due abilità, cioè diciamo l'arte pittorica e invece l'arte sartoriale. E come potete vedere saranno anche belle le nostre opere, però sono state montate magistralmente, quindi il risultato per noi è soddisfacente. Naturalmente l'inizio lo lasciamo al pubblico. Volevo dire solo una cosa che forse vi è sfuggita, è che è in programma, è in allestimento anche un catalogo dove ci saranno tutti gli oggetti che sono stati realizzati. E quindi sarà presto in giro praticamente. E sì, al Marangoni sarà poi reso visibile, va bene. E quindi io questo devo dire, nient'altro, vi ringrazio ancora
e spero che ci fate l'onore di visitare gli oggetti che abbiamo messo in esposizione. Grazie e buonasera, e do ancora la parola all'assessore, e ringrazio naturalmente. Anzi, grazie ancora a voi per aver aderito, perché è bello far vedere proprio il parco attivo. Mi è sfuggito prima di dire una cosa e di invitare le associazioni che non l'abbiano ancora fatto a fare le loro proposte, perché da regolamento comunale noi dobbiamo acquisire come comune le richieste, anche lì dove dobbiamo dare solo il patrocinio gratuito, che significa utilizzo del logo, utilizzo della corrente tipo in questo caso, e l'affissione dei manifesti, nonché l'occupazione del suolo pubblico. Quindi obbligatoriamente dal regolamento vanno acquisite le richieste, noi ci metteremo in condizione di dare subito il patrocinio, dopodiché di procedere anche per eventuali richieste lì dove è possibile esaudire, perché purtroppo il comune non ha un service a disposizione, non è dotato, anche perché non ci sarebbe chi materialmente lo utilizza, per cui ogni volta dobbiamo essere veramente grati a Gianfranco, a Mario, a Romolo, che in tante circostanze anche gratuitamente ci sopportano e supportano e divulgano, poi così come fa IVL, così come fa Lucania TV, l'Eco, tutte le varie iniziative. E, comunque, quindi, se non acquisiamo le richieste e riusciamo poi a garantire il patrocinio lì dove per il patrocinio non c'è nessun problema, ma lì dove ci sono eventuali ulteriori richieste ci dobbiamo necessariamente organizzare diversamente, perché purtroppo, ripeto, non siamo dotati di impianto voce come comune, non abbiamo sedi a disposizione, perché anche lì significherebbe dovrebbero portare gli assessori. Abbiamo invece l'altro anno consigliere Antonino Amato, abbiamo comprato 100 sedie che abbiamo dato in uso alla Proloquo, dovrebbero essere ancora lì a disposizione. E per il resto delle richieste chiaramente bisogna ovviamente capire dove c'è la possibilità di intervenire o no. L'importante è però che arrivi la richiesta e arrivi in tempo utile, perché diversamente non ci possiamo, siamo impossibilitati ad organizzarci tecnicamente. Buonasera a tutti, un saluto a Lucia, l'assessore Carlomagno, un saluto a Bruna, vice sindaco, un saluto soprattutto a voi associazioni, perché mi metto subito dalla vostra parte, credo che stasera sono presente sia come consigliere ma soprattutto come membro dell'associazione mediterranea, quindi a maggior ragione pienamente dal vostro lato, quindi diciamo tutti insieme cerchiamo di far vivere un po' culturalmente, non so, anche in maniera spenserate se vogliamo, però cerchiamo di dare il nostro contributo perché questo paese possa vivere anche questi momenti che oggi, di cui oggi abbiamo sicuramente molto bisogno. Quello che diceva l'assessore, io lo sposo in pieno sul fatto della ripartenza, perché questo il segnale di questa sera è molto chiaro, quindi tornare all'aperto, tornare a vederci in maniera diciamo visiva, non da schermi di computer, è un segnale che speriamo possa continuare anche nel corso di quest'estate e soprattutto alla ripresa dell'autunno, perché significa che veramente si ritorna di nuovo a sentirci vivi e a sentirci veri. Quindi tutto quello che ha detto Lucia lo sposo in pieno, anche per quanto riguarda le parole, per quanto riguarda la fruizione di questo posto, perché veramente rappresenta un luogo che ben si attaglia a quelle indicazioni che ha dato Lucia, ma sicuramente oltre a, come dire, a poter ospitare laboratori e quant'altro, ma sicuramente sarà in grado di ospitare anche altri tipi di manifestazioni, e qui ci auguriamo che ben vengano e vengano durante questi periodi. Io sono qui come mi spoglio quindi dalla parte istituzionale, sono qui come rappresentante dell'Associazione Mediterranea. Si scusa Piacino Fittipaldi, che è il presidente, che non ha potuto partecipare questa sera, ha potuto essere qui con noi,
Noi come primo segnale, noi saremo i primi forse a cominciare. Il 26, sabato prossimo, daremo via alla edizione 2001 del Premio Mediterraneo. 2021, scusate. Di fatto però chiude questo periodo di Covid, perché afferisce alla programmazione dell'anno scorso, che non si è potuta completare, non lo diciamo più perché non si è potuto completare. Quindi diciamo chiude questo percorso e speriamo che ricominci invece con più slancio e con più energia. Quindi noi abbiamo fatto il nostro progetto in più step. Abbiamo fatto già una parte che è visibile, diciamo, dal punto di vista fruibile, anche dal punto di vista del web, perché abbiamo creato un sito, vi invito a vederlo, si chiama www.terredirugiero.it, che vuole essere un portale di informazione sul nostro territorio e sulle attività che si fanno sul nostro territorio, ma non intendendo il nostro territorio non solo il territorio di Lauria, ma un po' di tutta l'area sud della Basilicata. E questo è aperto a tutte le associazioni, quindi noi siamo pronti a promuovere attraverso questo portale anche le vostre attività. Quindi se voi ce le fate sapere, le possiamo condividere tranquillamente e possiamo veicolarle anche tramite questo mezzo. È in costruzione ancora in questo momento, però è già fornito di tutto quello che il territorio di Lauria a livello di servizi può offrire, quindi per quanto riguarda l'accoglienza turistica in generale, perché noi siamo comunque una situazione che tende alla promozione del territorio dal punto di vista turistico, quindi tutto quello che è ristorazione, accoglienza, tutto quello che è anche commercio, perché chiunque può venire, chiunque viene nel nostro territorio può avere anche questi tipi di esigenze. Quindi sicuramente è ancora in fase di costruzione, però possiamo costruirlo anche insieme, se voi credete è a disposizione di tutta la situazione. E poi ci sarà, ci dovrà essere, e speriamo che riusciamo a completarlo, una valorizzazione di un punto particolare del nostro del territorio, che è quello che è praticamente la scalinata che dai Tre Piscioli porta verso la diga del oggi usufruita dalla ditta Tozzi, quella scalinata che è molto bella, il comune l'ha fatta pulire, grazie all'amministrazione. Dobbiamo ringraziare anche per il supporto che mi ha dato qui come assessore all'ambiente. Esatto. Quindi volevamo valorizzarla, io penso che ci riusciremo, con dei pannelli che illustrino e la storia di Lauria e la storia dei principali personaggi celebri di Lauria. Il comune ha fatto una grande cosa 2 anni fa, quella di utilizzare quel percorso culturale, trekking urbano, in cui in vari punti, avete avuto modo di vedere, sono presenti i personaggi, non solo di Lauria, ma i personaggi storici della Basilicata. Questo percorso invece, che è prettamente invece legato sul nostro territorio, noi vorremmo calibrarlo su quell'area. Stiamo cercando di avere anche il modo, tramite l'interlocuzione con la ditta che opera lì, per contribuire insieme a far sì che quel territorio, quel pezzo di territorio sia fruibile da questo punto di vista. E poi c'è il premio vero e proprio. Noi ospiteremo, con le limitate risorse purtroppo che ci sono in questo momento, e non è colpa sicuramente dell'amministrazione comunale, che ha fatto e sta facendo il massimo per venire incontro alle esigenze di tutti, il primo mediterraneo vero e proprio lo faremo in piazza San Giacomo, perché è un altro luogo che ben si presta come terrazza, come luogo bello anche come scenografia naturale per questo tipo di eventi, perché per forza di cose dobbiamo convenerlo anche nelle presenze che ci auguriamo che siano comunque cospicue, però convenerlo nella misura, e vedrà la presenza dell'amministrazione della fondazione, della direzione della fondazione
Procida, capitale della cultura italiana 2022, perché c'è un legame diretto tra Giovanni da Procida, quindi l'isola di Procida, e il nostro ammiraglio Ruggero, perché noi è la figura a cui ci rifacciamo sempre nelle nostre rievocazioni, nelle nostre attività, perché appunto c'è un legame stretto tra l'ammiraglio Ruggero e Giovanni da Procida. E abbiamo colto la presenza, il fatto che Procida l'anno prossimo diventa capitale della cultura 2022, appunto per promuovere. E quello che è stato, che cosa è significato avere una capitale, Matera era, che era la capitale della cultura, diciamo, europea, però cosa significa avere un progetto culturale di queste dimensioni, quindi una, i fari accesi tramite la cultura su una città, che cosa può significare dal punto di vista dell'indotto, anche dell'indotto economico se vogliamo, e dall'impatto sulla popolazione. Qui c'è questo legame particolare. Poi ci sarà, vogliamo ancora di più valorizzare la figura dell'anziani, che insomma, è un'eccellenza dal punto di vista pittorico. Qua abbiamo degli attori su questo campo, e quindi vogliamo ancora di più valorizzare la figura dell'anziani. Sapete che è stato ristrutturato a spese della fondazione della casa di riposo di Maratea, se non lo sapete ve lo dico, anche perché dovevamo pubblicizzarlo con una manifestazione pubblica, ma non ci siamo riusciti, perché non lo diciamo perché, ma lo sapete, potete capirlo benissimo. È stata ristrutturata la tomba dell'anziani, che è una tomba artistica al rione inferiore, al cimitero del rione inferiore, a spese della fondazione della casa di riposo di Maratea, e verrà il presidente a parlarci di questo. Di questo impegno che ha assunto e che ha portato a tempo. Vabbè, e poi c'è la parte spettacolare vera e propria. Ci dovrebbe essere Peppe Convertini, che è un amico che è già venuto qua a Lauria, però viene in questo momento come conduttore di Linea Verde, sempre per legare la cultura all'ambiente e a tutto quello che può fare da promozione per il nostro territorio. Io vi invito quindi il 26 a venire a Piazza San Giacomo e speriamo di trascorrere una serata, una prima serata, ma un'intera estate di serena e piacevole. Grazie. Scusando in pieno quello che hai detto, ti chiediamo allora di promuovere quella che è la nostra iniziativa del CEI. Ok, grazie. Allora, mentre do la parola a questa giovanissima che ci porterà delle proposte fresche, io lo volevo fare ufficialmente perché è doveroso, pensavo arrivasse, ma il ringraziamento all'assessore Zaccagnino che ho accavallato mentre parlava Antonino, ma perché davvero qui come assessore dell'ambiente mi ha dato una grossa mano, ma non solo qui, anche in tutti i parchi che stiamo provando a far rivivere, perché purtroppo c'è bisogno anche del suo supporto, altrimenti non ce l'avremmo fatta. Voglio lanciare due novità che avremo, così ne prende nota anche la stampa. Con l'una uscirò ufficialmente domani mattina, perché non l'ho acquisita ancora al protocollo del comune, ma ci sarà una bella sorpresa, un bel lavoro da fare che coinvolgerà tutti quelli che vorranno aderire, perché sarà una cosa carina. E poi la prosecuzione del cammino di Sant'Antonio, che avevamo avviato già l'anno scorso, che adesso doveva, in questi periodi dovevamo essere in cammino, però purtroppo siamo ancora fermi, tra la metà e il 20 luglio verranno qui con il gruppo dei tracciatori, perché riusciremo finalmente a tracciare il percorso che sarà fatto in Basilicata e anche a Lauria, soprattutto perché ve lo ricordo, sono coinvolti tutti i comuni dell'area dove esiste il culto di Sant'Antonio, quindi Rivello, Rotonda, soprattutto i due Castelluccio, e quindi avremo il gruppo dei tracciatori, ma vi inviteremo poi a partecipare alla proiezione di un documentario che loro
sono riusciti a mettere su dalle foto e dalle immagini che hanno rilevato mentre hanno fatto il primo, cioè hanno percorso il tragitto giusto per vedere dove doveva avvenire il cammino, ci sono delle bellissime immagini di Lauria. E loro l'hanno proiettato in diretta a Padova il 13 di giugno e a Lauria lo proietteremo intorno al 20 luglio, ci comunicheranno la data nei prossimi giorni e quindi chiaramente poi vi renderemo partecipi. Ti lascio subito la parola. Grazie. Allora, io non sono bravissima con i ringraziamenti, ma mi presento intanto dicendo appunto per chi non mi dovesse conoscere. Sono Annalisa Chittipaldi e poi, come disse la mia insegnante Marianna Alberti, che è qui, e mi è rimasta impressa questa cosa a scuola, al liceo disse le persone si conoscono facendo, per quello che fanno, quindi ci conosceremo facendo. E ecco, e questo è bello incontrarsi qui perché ognuno propone qualcosa da fare. Io, a me preme dire una cosa, cioè che la cultura sia invadente, perché il rischio tante volte, è quello che vedo, è che la cultura, quello che si propone, tante volte interessa a chi è già interessato. Invece a me piacerebbe vedere qualcosa che vada in modo invadente ad attirare l'attenzione anche di chi non ha sviluppato già quell'interesse. E su questa riflessione spunto mi aggancio per la mia personale proposta, che è quella di riprendere e valorizzare dei luoghi a Lauria che non sono utilizzati. Già questo spazio molto bello, come diceva Lucia, l'assessore alla cultura, è un luogo da prendersi. E la stessa cosa è, per quanto mi riguarda, è l'Info Point, che io ho notato lì, questo gazebo chiuso, mai aperto. E quindi la mia proposta vorrebbe concretizzare quindi un'idea riaprendo questo InfoPoint. Io non sapevo neppure della cultura libera ed è molto bello ed è una cosa molto cittadina questo di poter prendere un libro e leggerlo. Quello che però propongo io è che la lettura sia di nuovo invadente, cioè avere un punto come quello dell'InfoPoint aperto. E la mia proposta è quella di aprirlo 2 giorni alla settimana, domenica mattina e il mercoledì pomeriggio, sono le date che io ho pensato, lasciando largo plebiscito libero dalle macchine, quindi che non sia più parcheggio per quelle ore. Ed è un luogo strategico perché è proprio al centro del paese, di fronte alla villa comunale, e potrebbe interessare quei giovani che sono giovanissimi, che sono in villa e potrebbero essere attratti, perché tante volte i giovani non vengono coinvolti, ma perché tante volte si è noiosi con la cultura. Io lo dico per come l'ho vissuto io. E invece la cultura va scoperta, la poesia, la musica, la lettura, e bisogna essere invadenti, questo è il mio slogan. E poi la proposta io la rivolgo alle associazioni, se sono interessate, perché come persona fisica non credo, non so Lucia, di poterlo proporre concretamente, forse ho bisogno di un'associazione, non lo so, chiedo a te. Intervengo perché il problema, noi lì abbiamo fallito purtroppo, perché abbiamo fatto il tentativo di offrire alle associazioni, partendo dalla loro prologo, la possibilità di renderlo vivo, attivo, almeno nel fine settimana, e vedo qualcuno che si era impegnato, tipo gli amici del Castello. Però poi è finita subito il tentativo, anche perché c'era bisogno, anzi avevamo dotato anche di un computer, se non erro, ma mi correggono Franco e chi aveva partecipato, perché veramente avevamo fatto il tentativo con tutta l'intenzione di renderlo fruibile. Purtroppo poi loro hanno abbandonato, quindi oggi io sposo veramente con tanta cosa il tuo tentativo di riaprirlo, perché era quella la volontà, di renderlo vivo.
Anche il fatto di dover stare lì chiaramente mattinata intera, perché poi è vero, Lauria non ha questo flusso di turisti che vengono a chiedere o si portano allo sportello info per chiedere informazioni. Il problema è che però materialmente quello va gestito, altrimenti non ha senso. Io lascerò la proposta per chi è interessato, sarò invadente, quindi la lascerò e così magari se ne potrà riparlare e concretizzarlo nel mese di agosto. Poi volevo aggiungere una cosa, sì, rivolgendomi a Art Lauria e non mi ricordo qual è l'altro nome. Albero delle idee, e di nuovo sull'onda del mio slogan. Che non mi piace chiamarlo slogan, è proprio come dire un invito che io vorrei rivolgere a tutte le associazioni. Il mio suggerimento e la mia idea è quella di non lasciare queste bellissime idee, questi bellissimi lavori in un'esposizione, in un posto, ma invece potrebbe essere interessante parlarne con le associazioni dei commercianti e rendere il logo di Lauria ad esempio la borsa per la spesa, e quindi creare magari un'idea concreta, cioè avvicinare la cultura anche a quell'aspetto commerciale che purtroppo tante volte invece prende il sopravvento, ma di prendere un po' più il sopravvento noi con le cose belle. E potrebbe essere bello quello di creare ad esempio una borsa per i commercianti e togliere la carta, la plastica, che poi combini anche cultura e bellezza anche con invece l'ecologia e tutto questo. Con questo ho finito, grazie. Scusa, non vorrei insomma sembrare di soffrire di protagonismo, ma sento il bisogno di chiarire quello che tu con piacere, con mio piacere, hai evidenziato. In realtà l'InfoPoint mi ha vista protagonista, per questo che sento il bisogno di specificare che quello che tu hai chiesto è quello per cui era nato l'InfoPoint. L'InfoPoint doveva essere proprio il centro di aggregazione di manifestazioni, riprendendo quello che era stato nel passato quel luogo, prima che ancora che diventasse luogo dell'ex area Agip. Il vice sindaco che è presente è stata tra le promotrici di questo progetto, che doveva vedere la valorizzazione dell'area, doveva eliminare le macchine, ma purtroppo forse anche su richiesta dei commercianti locali questo non è stato possibile. Mi fa piacere che l'assessore abbia sottolineato questo. Purtroppo anche prima ho detto, siamo in primis noi cittadini a dover combattere per la valorizzazione delle nostre cose, e non aspettiamo che lo facciano lo faccia l'amministrazione, che poi deve rispondere un po' a tutti e quindi deve un po' accontentare tutti. Stessa cosa la borsa, purtroppo molto spesso lo spirito di unione non viene fuori, si preferisce comprare su internet. Noi siamo presenti sul territorio da tempo, sia Lauria Art che l'Albero delle Idee, ma sembra che ancora nessuno sappia che ci siamo. Grazie. Allora, sarà che io sono giovane, come spesso mi si dice, sei giovane quindi hai delle idee, ma poi scoprirai che non si possono realizzare, e invece penso che appunto insistendo e iniziando, non iniziando con grandi cose, trasformiamo Lauria nella città, l'isola ecologica, no, ma iniziare e coinvolgere anche all'inizio poche persone per poco tempo. Quindi la mia proposta è quella di chiaramente stare in tempi brevi, cioè 2 giorni a settimana, ma anche uno, dalle 8:30 alle 12:30, cioè iniziare con poco. Ma come dicono gli americani, che in genere fanno grandi cose, dicono just start, quindi iniziamo. E così, basta, lascio la parola agli altri. Buonasera, io rappresento l'associazione culturale Tangram.
anche Tangram ha un sito web, tangramlauria.it, ha una pagina Facebook, Associazione Culturale Tangram Lauria, per chi voglia seguire un po' il nostro modo di lavorare. Allora, noi siamo un'associazione attiva da 27 anni. Abbiamo presentato tantissimi libri, e la nostra vocazione è presentare libri, tutto sommato, ma perché riteniamo molto particolare il momento dell'incontro con l'autore, qualcosa di prezioso per comprendere la genesi del libro. Pertanto noi abbiamo già presentato le nostre proposte all'amministrazione comunale, perché abbiamo un bisogno disperato di sostegno, come ho scritto nella lettera, per l'attrezzatura dei microfoni, per il suolo pubblico, per l'allaccio, tutte le cose scontate. Perché siamo un'associazione che si regge sulle quote annuali delle socie veramente irrisorie. Curiamo la comunicazione e tutto il resto. Allora, partiamo il 25 giugno alla scalinata del Vinea con l'incontro con Giovanna Di Verniere, autrice del romanzo La giusta misura delle cose, e sarà con noi anche Simona Zori, che collabora con Giovanna. Poi abbiamo un'altra presentazione, parlo prima delle presentazioni. Il 29 luglio, sempre alla scalinata del Vinea, con Piera Carlo Magno, autrice del romanzo Nero Lucano, pubblicato, ora non ricordo bene se da Solferino. Sta facendo già un giro fantastico. Piera è molto grintosa, ha origini laureate, ecco perché, la intervisterà Giacomo Bloisi. Il 4 agosto avremo, sempre alla scalinata Vinea, l'incontro con Gilda Policastro, autrice del romanzo La parte di Malvasia, un noir edito da La nave di Teseo. Anche Gilda ha origini lauriote, è nata proprio a Maratea, credo, ma i genitori di Lauria. L'accoglieremo sia Piera l'accoglieremo, se Dio vuole, per la terza volta, Gilda per la seconda volta. Poi abbiamo un'iniziativa naturalistica, il 1 luglio invitiamo ad una passeggiata sulla pista ciclabile, e questa passeggiata l'abbiamo anche intitolata Letture in pista. Vabbè, saranno poi pubblicati tutti gli inviti. L'8 luglio avremo con noi l'attrice Anna Maria Fittipaldi, una ragazza di Lauria che tenacemente sta realizzando il suo sogno nel mondo dello spettacolo. E, proprio in periodo di pandemia ha partecipato alla preparazione di un film che è già nelle sale, mi pare, sì. Anna Maria l'avremo alla Ciampa, se riusciamo. Perché? Perché, come diceva l'assessore Antonino Amato, la Ciampa è un altro luogo del cuore, diciamo, perché questa terrazza panoramica sulla vallata ispira immensamente. Lì è più difficile, perché abbiamo bisogno delle sedie, ci sono più complicazioni. Il Palazzo Marangoni sarebbe stato l'ideale per tutto, ma abbiamo saputo ora che apre il 1 luglio. Ci riserviamo per l'autunno. Abbiamo avuto ospitalità bellissima al Palazzo Marangoni. L'8 luglio alla Ciampa potremmo inaugurare con Anna Maria la panchina verde della Speranza, la cui collocazione, scelta, è stato oggetto di una domanda al sindaco, all'amministrazione comunale, perché la panchina verde ce l'hanno proposta
È un'iniziativa proposta da Lago Negro, parte da Lago Negro, dal Salotto Doni, dal Salotto Letterario Doni, che il 19, sabato prossimo, già inaugura la panchina a Lago Negro. La panchina della speranza per la rinascita dopo la pandemia, ma in generale per la speranza. Se avremo l'autorizzazione, c'è già la socia pronta a pitturarla. Va bene. Chiudiamo poi agosto, speriamo il 20 agosto, in Villa Comunale Rione Superiore, un incontro su poesia e natura con la professoressa Giusy Scaldaferri, incontro che era già stato preparato per l'estate 2020, ma che poi non è stato realizzato, comunque già in cantiere. Io vi ringrazio e spero che siate i nostri ospiti soddisfatti dalle iniziative e soprattutto mi auguro di poterle realizzare. L'assessore. A chi lascio? Gli amici del castello? C'è una proposta. Scusatemi. Se lo vuoi igienizzare? Come devo fare? Non ci dobbiamo passare. No, non l'impugnatura. Allora, buonasera. Io sono qui per presentare a nome di Nino Fittipaldi due spettacoli teatrali. Le date ovviamente sono da concordare con chi organizza, però sono sottolineate qui proposte alcuni giorni. Non so, non vedo Lucia, perché è Lucia quella che... che organizza, e non posso essere così precisa nell'individuare le date, perché io ho dato un ventaglio di giorni, e sono scritti qui sulla carta che ti darò. Tranquilla, io oggi acquisisco le richieste, perciò mi serve, come abbiamo sempre fatto nella sala consigliare, sì, in modo che poi cerco di non accavallare le iniziative e quindi di strutturare un calendario che sia anche bello, ricco, perché ecco, rispondendo alle esigenze alle nostre di tutti, va bene, grazie. Quindi io adesso prendo tutto e poi cerco di fare un calendario. Allora, io voglio essere breve, perché due sono le rappresentazioni. È stato proposto e proponiamo Pierluigi Tortora, che molti di voi conoscono e che porta un sorriso, quindi quando ridere faceva ridere, è il titolo dello spettacolo. L'altro è a sorpresa, perché sono artisti di Lauria, però di un grande, dunque una commedia di un grande autore, che è Aldo Nicolai, ed è intitolata Classe di Ferro. E mi riservo dal dare i nomi degli attori, così sarà una sorpresa. Grazie. Sorpresa, sorpresa, sono più belle le sorprese, che sono più gradite. Sì. E io provo a strutturare il calendario e poi lo condividiamo, chiaramente ve lo condivido nel gruppo. Prego. I miei compagni di viaggio, ci sono tutte e due. In ogni circostanza, anche quando non le vendono nell'oro, Maria Pia ci sta al fianco, ma anche l'amico del castello. Allora, buonasera, Associazione Amici del Teatro di Lauria, che io rappresento. E le date non sono ancora molto sicure, perché ci dobbiamo confrontare con gli altri. La nostra estate, e cominceremo il 10 luglio con Perché oggi leggere Dante, a cura dell'associazione Junior, Amici del Teatro Junior, è da stabilire ancora il luogo. Il 15 luglio c'è Poesia e Musica con la poetessa Demi Mango, che è una nipote del cantautore Mango, e anche qui è da definire il luogo. Poi ad agosto siamo in collaborazione con gli Amici del Castello, quindi ci sarà un giovedì
che collaboreremo con loro. E, sotto il castello, ma non di giovedì, c'è un gemellaggio con un'associazione di ragazzi di Firenze che insieme ai nostri, sempre amici del Teatro Junior, faranno un evento sul Covid con pittura, scrittura creativa, video e tanto più. E poi c'è, se tutto va bene, siccome stiamo preparando un cortometraggio per la Film Commission di Maratea, se va bene, insomma, stiamo partecipando ad un concorso, ma comunque lo presenteremo pure a Lauria in uno dei pomeriggio serate di agosto. A settembre una rappresentazione teatrale con la mia regia presso le grotte del Favaro e poi uno spettacolo teatrale degli amici del teatro presso il convento dei Cappuccini. Speriamo che tutto si potrà fare con estrema tranquillità. Grazie. Buonasera a tutti, io vi ringrazio e sono felicissimo perché oggi finalmente rifacciamo, ci guardiamo in faccia, ci salutiamo, gioiamo delle nostre cose che faremo e quindi sono veramente felice. Noi come amici del castello allieteremo l'estate lauriota con i soliti giovedì del castello che li facciamo il mese di agosto. Le date sono 5, 12, 19 e 26. I nostri giovedì sono all'insegna chiaramente della cultura a tutto tondo. Quest'anno faremo qualcosa di diverso e riproporremo sicuramente il concorso, quello che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso l'abbiamo fatto per gli over 35, mi pare. E abbiamo avuto un discreto successo e quindi lo vogliamo ripetere quest'anno magari con un'altra formula. Non posso dirvi ancora il contenuto di questi giovedì in quanto l'assessore mi ha pregato di fare lei prima questa riunione e quindi io ho dovuto posticipare la riunione con i miei soci che faremo sabato al castello, manco per dirlo. E quindi faremo questa riunione e decideremo il da farsi. Quindi per rispetto di tutti i miei soci io non posso dirvi che cosa faremo ancora. Sicuramente saranno delle cose inerenti la cultura e inerenti sicuramente il Castello di Ruggero. Il nostro sito lo sapete qual è, www.castelloruggero.com. E se avete bisogno di andare a consultare qualche cosa, lì ci sono dei documenti e delle notizie che sono a appannaggio di tutti. Questo io vi ringrazio e vi esorto a farvi una passeggiata al castello, l'ultimo anno che lo vedremo, se Dio vuole, ridotto in quella maniera che è adesso, perché se tutto va bene. Noi a fine marzo abbiamo avuto dalla Presidenza del Consiglio il 40% dell'importo dei 675.000 euro, quindi faremo il Comune di Lauria si sta attrezzando per fare la gara di appalto che sarà pubblica e sarà aperta a tutti, quindi non ci sono problemi di nessun genere. Noi faremo questo restauro e io ho la fortuna di chiudere in bellezza nel mio lavoro, quindi la soprintendenza. Io andrò in pensione a dicembre e molto probabilmente potrò occuparmi del castello nei lavori chiaramente del castello sotto l'egida del mio Ministero della Cultura. Questo vi voglio dire e quindi vi aspetto quest'estate, vi aspettiamo tutti quest'estate per gioire dell'ultimo anno, se Dio vuole, in queste condizioni. Grazie. Buonasera a tutti, mi chiamo Mario Lamboglia e voglio ringraziare l'amministrazione comunale per questo invito. Tra l'altro ricordo le iniziative dell'anno scorso tese a mettere insieme un po' i vari eventi e infatti, se mi posso permettere, assessore, più ovviamente dirò alcune iniziative che sono in campo che
si stanno facendo, si stanno preparando, grazie all'associazione Magna Grecia, di cui io sono il presidente, ma questi ruoli non è che mi piacciono molto, nel senso che per me tutti sono presidenti, tutti sono vicepresidenti, cioè sono le persone che danno il loro tempo agli altri, alla società, e quindi sono tutti importanti. Io, assessore, ti volevo chiedere, poi magari mi rispondi alla fine, ecco, diciamo un po' una scaletta, una tempistica dei prossimi giorni, delle prossime settimane, nel senso che chiaramente come associazione ti chiederei alcune minime rassicurazioni, sapendo che i soldi, vabbè, lo sappiamo, però voglio dire, le problematiche legate alla coda del Covid, le problematiche anche del calendario, nel senso che io per esempio sarei in grado di darti da stasera delle date, tu sai bene che questa cosa è importante perché poi si costruisce tutto il percorso fino all'ultimo miglio, no? Sapendo quando sono le date, quindi se tu sei in grado o magari ci convocherai tra una settimana, quindi io sono fortemente in attesa di queste tue di questi tuoi chiarimenti. Per quanto riguarda invece le iniziative, e colgo l'occasione anche per condividerle con gli amici e qui presenti, ci sono degli eventi che stiamo mettendo a punto da vari mesi che riguardano in particolare, diciamo, il teatro dell'approfondimento. Una premessa fondamentale, c'è una progettualità, nel senso che non sono iniziative estemporanee, ma bensì fanno parte di un percorso che in 4 secondi pure meno evidenzierò. Dicevo, il teatro dal 16 al 21 agosto, assessore, saremo pronti come associazione a portare in scena una rappresentazione teatrale in dialetto lauriota su un po' gli usi, i costumi, anche un po' sulla storia. Spero ci sarà molto da ridere, ma ci sarà anche molto da riflettere. Questa commedia si chiama Ucchianicizzo, che è un po' il luogo del pettegolezzo, diciamo, no? E da lì partono tutta una serie di situazioni, spero, simpatiche e allo stesso tempo che, come dicevo, facciano riflettere. Io non so, assessore, allora, una sera sicuramente, io non so se riusciamo a fare, perché non ho molto il polso della situazione, nel secolo scorso ce l'avevo di più e mi ricordo che avevamo dei problemi di capienza al contrario, nel senso che non riuscivamo a contenere le persone. Io adesso non so se le persone sono più sensibili, meno sensibili, non lo so, vedremo, però sicuramente 1/2 sarà, con una replica si potrà fare. Così come mi permetto di evidenziare anche qui una data, cioè due date certe, l'11 e il 12 settembre ci saranno delle iniziative su Palazzo Maranconi e dintorni. La prima riguarderà un premio che abbiamo fatto negli anni scorsi, legato al cardinale Brancati, perché per tutta una serie di cose, non vi annoio, ma insomma, ci sarebbe molto da dire e da parlare, perché escono fuori cose davvero meravigliose attorno a questa figura straordinaria, e quindi ci sarà proprio una giornata identitaria, mi verrebbe da dire, legato a Palazzo Maranconi l'11. Il 12 invece, che domenica, c'è in qualche misura una valorizzazione, speriamo al massimo possibile, dei più giovani, dei ragazzi, anche dei bambini. C'è l'idea di fare delle iniziative legate appunto ai ragazzi e però, diciamo, al tempo stesso lanciare questa nuova idea che pure stiamo mettendo a punto in queste settimane, legata ai pupi. Praticamente ci è venuta un po' questa idea, cioè di fare uno spettacolo che si potrebbe poi portare nelle scuole, perché abbiamo fatto un'esperienza, è andata molto bene da questo punto di vista. In questo caso questo spettacolo sarebbe a costo zero, quindi potrebbe poi, diciamo, andare in tutte le scuole del nostro territorio, che sono ancora tante, non sono tantissime come un po' di tempo fa, ma comunque ancora sono tante. Abbiamo visto che i nostri ragazzi, mi riferisco
fine ciclo scuola elementare, molto entusiasti nel vedere un po' queste cose. Questa iniziativa è una, si chiama, diciamo, questa, la rappresentazione si chiama Un ammiraglio per amico, e sbeffeggerà, cercherà di essere, di avere un tono simpatico, ma anche di inserire, di trasmettere un po' quelle pillole minime di conoscenza, perché un po' girando e un po' insomma, guarda, insomma, in questo caso avendo il polso della situazione, io credo che una delle emergenze del nostro paese è che non ci conosciamo l'uno con l'altro. Quindi non in senso fisico, perché non ci conosciamo. Però voglio dire, ma veramente, uno rimane senza parole, o addirittura si legge e dice, ma sai, c'è questa cosa, no? Poi magari vai a vedere, magari è stata detta 100 volte questa cosa, quindi o uno era su Marte in quel periodo e giustamente non lo poteva sapere, però voglio dire, qui è un po' il nocciolo secondo me, qui è la sfida, è una delle sfide vere, ma non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo stasera. E quindi dicevo questa progettualità che poi dovrà portare per la fine dell'anno ad un qualcosa di molto bello e molto importante legato a Lentini, quindi queste iniziative vanno anche nella direzione di finanziare queste attività. C'è l'idea di fare un luogo molto particolare legato ad un fumetto molto bello, ma molto bello, poi lo decideranno i ragazzi in particolare, dove si racconta la vita del Lentini e la si sovrappone ad un'altra storia totalmente inventata, ma speriamo molto bella, che troverà spazio in questo luogo adiacente a Palazzo Marangoni, che ospiterà anche una cosa bellissima che solo Lauria poteva avere, e cioè migliaia e migliaia e migliaia di immaginette sacre legate a delle persone, le voglio citare, cito Vincenzo Policastro perché diciamo purtroppo non c'è più, ma Gerardo Cidio, così come un prete che qualcuno ricorderà sicuramente, Don Franco Losardo, che era un appassionatissimo di, ma non 100 immaginette, non 1000 immaginette, parliamo, cioè noi abbiamo un patrimonio, guardate, non sto esagerando, forse di 20-30.000 immagini, c'è una cosa pazzesca. Allora, appena di sopra di questa struttura vorremmo contenere queste immaginette di santi, di beati asiatici, perché Don Franco Losardo aveva questa predilezione per l'Asia, non so perché, ho chiesto anche a Don Franco, aveva questa predilezione per l'Asia, e quindi lui anche ha donato per interposta persona dei libri sull'Asia, diciamo, di questi santi beati dell'Asia, che sono ovviamente nel Palazzo Marangoni, sono dei libri molto belli, tra l'altro assolutamente non letti, perché poi sulla biblioteca dovremmo aprire discorsi molto profondi, però ok. Bene, quindi questa è un po' la situazione. Chiudo dicendo questi elementi, queste iniziative, ripeto, serviranno a finanziare altre iniziative, anche allo stesso mantenimento del palazzo per le spese vive dell'anno, e poi l'anno 21 fare il botto, dico io, e cioè c'è una rappresentazione teatrale, anche qui un po' divertente, un po' profonda, sul Cardinale Brancato. L'idea è di farla a Lauria, ma di farla anche in alcune città dove è forte e profondo il legame con il Brancati, solo che c'è tanta polvere che va in qualche misura, diciamo, spazzata. Quindi queste sono un po' le idee, quindi per chiudere, 16-21 agosto e 11 e 12 settembre nell'imminenza, diciamo. E dici tu qual è la tempistica che ti sei data per aiutarci. Grazie. Mario, urge, la tempistica è già scaduta, nel senso che siamo già in ritardo, ma siamo in ritardo, come accennavi tu prima, per il fatto che adesso, se non arriviamo a questo benedetto decreto del 21, che in qualche modo ci solleva anche da una serie di situazioni, dal piano di sicurezza con la normativa Covid e quant'altro, diventa un problema serio.
Ti ringrazio intanto per questa cosa, le date ovviamente me le devo scrivere, a me urge fare un calendario non solo per divulgarlo ma per dare a tutti la possibilità eventualmente di inserire altre date e altre cose. Nel discorso che facevi prima mi riporti all'idea della rete che anticipavo all'inizio del discorso e la gestione della biblioteca comunale. Nelle mie intenzioni anche quello, cioè fare rete e stringere i rapporti, ma creare proprio quel modo di lavorare insieme anche attraverso le biblioteche che sono presenti su Lauria, perché sono tante, mettendo anche di più in risalto quelle attività che ognuno nel suo piccolo prova a fare con tanti sacrifici e che hanno maggiore valore se condivise e proposte tanto nelle scuole quanto nelle piazze che addirittura altrove, perché quello che manca a Lauria forse è proprio una comunicazione efficace, ma soprattutto la capacità di lavorare insieme tra tutti gli attori preposti alle attività culturali sul territorio. Quindi vi invito innanzitutto, a chi non l'ha fatto ancora, a rivedere il bando biblioteca perché è in scadenza. Io ci tengo moltissimo, ma non solo perché la biblioteca deve essere onorata, deve essere gestita in un certo modo, ma quanto per quello che dicevo un attimo fa, di mettere in rete tutte le attività, di poterle valorizzare come si deve. Un piccolo richiamo: Borgo d'Autore, che ci ha dato la possibilità di essere città che legge per il secondo biennio e da lì avviare il patto della lettura, poi è chiaro che 2 anni quasi di fermo hanno tagliato le gambe un po' tutti, però se riusciamo a riprenderci e a rivederci come in questa occasione, io spero veramente che vengano fuori tante belle attività condivise, vissute, perché vanno vissute insieme. La conoscenza fa innalzare il nostro livello culturale e se lo facciamo insieme è ancora meglio. Bruna, non mi vuoi far compagnia in nessun modo? Allora, se la chiamavo vice sindaco non veniva, però è venuta, ecco, perché è macabro. Molto sommessamente. Dove mi devo? Sopra il palchetto. Vieni, Marianna. No, no, no. Sì, vieni. Leggendo l'avviso sul sito del comune, il progetto lo deve presentare un'associazione del terzo settore. Ma questo dice la legge, purtroppo, Marianna. Però non l'abbiamo. No, ci sono le associazioni. Ma non questa sera non c'è per prendere accordi per la rete eventuale. A me ancora proposte non è arrivata mancuna, le sto aspettando, però ci sono tante associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale e regolarmente attive, quindi io mi auguro, ma perciò lo sto dicendo a più riprese, ho proposto il bando, l'ho fatto girare. E scade il 24. E Marianna mia, tranne che farlo io non posso far nulla. L'ultimo tentativo che ho fatto è riunirvi tutti quanti qua per incoraggiarvi ancora. Ma poi, così come non possiamo fare il porta a porta, fatto il manifesto, messo dappertutto, fatto circolare sui gruppi, più di questo non riusciamo a fare. Scusami, no, sommessamente io entro in coda e non avevo nessuna intenzione di intervenire, Lucia lo sa, però un saluto è d'obbligo come cittadina prima che come vice sindaco, perché vi devo partecipare la mia emozione. Ritrovarsi qui a guardarsi in faccia innanzitutto e volendo anche a darsi una gomitata è già un risultato dopo questo anno e mezzo, e ci fa sperare che insomma la vita possa riprendere a breve, come dire, in un alveo della normalità, nell'alveo della normalità e della libertà, perché è quella che poi abbiamo perduto, anche di avere la fisicità che per noi meridionali è tanto importante. Toccarsi, abbracciarsi, baciarsi, stringersi la mano, e in una gestualità che è tutta nostra. A volte al nord ci prendo pure in giro quando tocchiamo, sarà capitato a ognuno di noi, quindi, però io sono pure contenta di questa gestualità, non me ne vergogno,
e viva Dio che ce l'ho, perché provo a manifestare le mie emozioni, i sentimenti pure attraverso i gesti, e anzi spero di non annichilirmi mai, di non diventare mai uno stoccafisso come sono. Fatta questa premessa, vuol dire che mi fa piacere essere qui, ringrazio pure Aurora, oltre che l'assessora, però e questo è il suo mondo, quindi io sono un'infiltrata in angolino. Però parliamo d'arte. Parentesi, io sono un ignorante in fatto di arte, però ho la capacità, mi è stata insegnata la capacità di apprezzare tutte le forme di arte. E qui siete stati bravissimi voi, Aurora, con Gino, a fare arte nell'associarvi, nel produrre qualcosa di differente, che sia il frutto poi della sintesi di due forme espressive diverse. E perché mi piace? Mi piace perché se Gino Mastroianni dipinge un quadro bellissimo, così come Nicola e tutti gli altri, o tu fai un'opera con la stoffa, tutte quelle belle creazioni che fate all'albero delle idee, poi resta così. Se lo guarda Gino con Enza, se lo guarda Rosanna con Nicola e Tommaso, oltre ai fruitori, i pochi, come dire, compratori, non so come si dice, acquirenti, diciamo che l'arte in qualche modo viene costretta. Io immagino che chi fa l'artista, in tutte le sue forme, abbia la capacità di veicolare all'esterno un mondo interiore. E avete tutti voi artisti una sensibilità maggiore rispetto a noi comuni mortali. Vi è stato donato qualcosa, una manualità a volte, una sensibilità differente. Però dov'è che diventa sublime, secondo me? Dove acquista importanza? L'acquista quando riuscite a trasferirla a chi non è un addetto ai lavori. Io ricordo tre episodi bellissimi che mi hanno coinvolto, ripeto, essendo io un ignorante in fatto di pittura, di scultura, di scrittura, eccetera. Innanzitutto un laboratorio di laurea art con i bambini che dipingevano in villa. Non vi nascondo che mi sarei messa pure io, poi proprio per pudore non l'ho fatto. E quindi lì c'era la tecnica veicolata ai più piccoli, una educazione all'arte, che in qualche modo significa seminare. Qui ci sono degli insegnanti, è quello che si fa a scuola, ma si può fare pure fuori alla scuola. Si mette un seme, magari tra 10 bambini che hanno provato a dipingere, uno proverà a coltivarla questa, oppure ce l'ha innata e ha trovato il modo per veicolarla. Un altro episodio felice lo realizzammo insieme a Aurora quando, per organizzare la festa dell'accoglienza alle donne siriane, organizzammo un laboratorio presso l'albero delle idee, e lì vedemmo proprio, come dire, il fermento di questo incrocio, di questo intreccio delle nostre culture venire fuori poi attraverso dei lavoretti. E fu un'esperienza bella, non solo da un punto di vista artistico, ma dell'integrazione. Terza cosa, io l'ho ricordato, non ricordo a chi l'ho detto, ci fu un'occasione, la realizzammo alla taverna, in una cappellina piccola, in una sera che facevano freddi e pazzi, la maggior parte delle persone erano fuori, facemmo un esercizio di lettura. Mi pare la organizzò Carmine, se non sbaglio, anni fa, quando noi non eravamo, io almeno non ero neanche in amministrazione. Ognuno portò il libro che teneva sul comodino e ne lesse una pagina. Beh, io vi garantisco che ancora è fermo nella mia memoria quel pomeriggio, nonostante l'improvvisazione, nonostante anche un po' il pudore, la vergogna di esporsi, eccetera, eccetera, perché non tutti siamo così avvezzi a parlare in pubblico. Eppure fu bello, si ascoltarono libri che magari non si conoscevano, si accettò l'emozione che il lettore in quel momento esprimeva, e quindi in qualche modo provammo emozione pure noi, via via che si leggevano i libri. Con questo che cosa voglio dire? Che queste sono iniziative bellissime che dobbiamo potenziare, dobbiamo incentivare, dobbiamo sperare che
che coinvolgano più persone possibile, perché l'arte non deve rimanere fine a se stessa. Anzi, da cosa nasce cosa? Può diventare un nucleo di ragionamento che poi può trovare tanti spunti. Perché lo dico? Il mio è un interesse politico, oltre che culturale, perché alla cultura ci pensa la collega. Assessore, io ci trovo uno spunto politico, perché non sfugge a tutti voi che la nostra società si sta imbarbarendo, pure nella nostra amata Lauria. Lo scempio, ne parlavo con Annalisa prima, cui assistiamo la domenica mattina puntualmente, così, una volta al Caffaro, una volta alla Taverna, una volta al Cerruto, non vi sfugge questo imbarbarimento dei costumi. Mi dicono che non si insegna più l'educazione civica e forse a noi ce l'hanno insegnata quando eravamo a scuola. Non lo so, io non so, per fortuna l'hanno reintrodotta, però, perdonami, perché una tua collega mi ha anche risposto in un convegno, mi ha detto che non serve. Una tua collega mi ha detto che è implicita e contenuta nell'insegnamento di altre materie. Io ho detto, quando sono andata a scuola io c'era come materia e mi ricordo pure il libro. Comunque, per chiudere, perché l'arte serve? Perché l'arte nobilita, qualunque forma di arte ci nobilita. Io adesso mi soffermerò a guardare quei quadri, quei dipinti, quegli arazzi, forme di espressione di un estro artistico. Allora il mio animo stasera torna leggermente più ricco. Allora, contro questo atteggiamento violento, molto prosaico, come dire, molto crudo, senza valori, della nostra società, perché non siamo esenti noi, qual è la forma migliore? La solidarietà, a volte questa sconosciuta, di una piccola comunità come la nostra, e l'arte nelle varie forme, che deve contagiare felicemente chi sta accanto. Che Aurora sia un artista, che Gino sia un artista, bene, è fine a se stessa, ma la loro opera deve poter portare i frutti altrove. E come lo possiamo fare? Attraverso l'incentivazione di queste possibilità, di queste manifestazioni. E, altrimenti, vedete, il vostro mondo resta fine a se stesso, il nostro mondo, più povero, resta pure dov'è. Continuiamo a viaggiare. Allora, qual è il fine politico? Quello di ricreare la comunità, la vera comunità, quella che c'era prima, in uno spirito cristiano, non parlo di religione cattolica, cristiano, di solidarietà e di fratellanza, attraverso una cosa bella, che è l'arte. Parlavo con il presidente dell'Avis, attraverso tutte le manifestazioni che si possono fare all'aperto insieme, il giovedì del castello, e tutto quello che come comunità si può portare avanti. È qui che si semina il germe dell'ottimismo, del senso civico e del senso di fratellanza che si va perdendo. Io posso sembrare pure una sognatrice, ma tant'è, cioè io ci credo fermamente, non a caso ho scelto di non vivere in città e di vivere in una piccola comunità dove il saluto del fruttivendolo la mattina mi restituisce la mia identità. Il saluto di Aurora, il ciao ciao di Tommaso, piuttosto che di un altro di voi, è qualcosa che ci identifica. Io sono di Lauria e loro mi conoscono e io in questa cittadina faccio parte, sono un anello di una catena, e in questa catena che mantiene tutti saldi, si può fare arte, si può fare cultura, si può fare sport, siamo fortunati, noi qui possiamo fare tutto. Allora chiudo dicendo che il mio è un sano ottimismo perché la nostra è una comunità sana. L'ho scritto, una melamarcia non può guastare l'intero paniere, allora non è la repressione, non è fare gli sceriffi e non è la multa servirà a scoraggiare determinati atteggiamenti, perché il primo genitore che metterà mano al portafoglio quando verrà sgamato il figlio sicuramente invertirà la tendenza, ma non è quella la soluzione. Noi dobbiamo fare educazione,
E l'educazione come la si fa? Attraverso il senso civico, attraverso l'arte. Punto. Io vi ringrazio perché ho sempre da imparare da tutti e da un mondo così delicato come il vostro, poi l'animo si esce più ricco, più sereno, più leggero. Ecco, regaliamo un poco di leggerezza a questa comunità dopo un anno disastroso. Grazie a tutti. Richiesta, qualche altra cosa? Ah, Piero, ah, finalmente vedo Piero al microfono, non lo vedo solo scrivere, mi fa piacere molto sta cosa. Quando... non mi ammazzare qua pubblicamente, scrivilo poi domani, te lo bando. Ha scritto troppo. Buonasera, grazie della presentazione come rompiscatole dell'assessore. Io scrivo quando c'è da scrivere, parlo quando c'è l'occasione di parlare. Ok, io volevo innanzitutto esprimere la mia più grande felicità, gioia e soddisfazione per vedere questo parco finalmente riutilizzato. Noi come quartiere Largo Taverna Bassa, ormai ci chiamiamo, ci siamo permessi qualche volta di sollecitare. Di sollecitare la riapertura. Ci siamo permessi di sollecitare perché crediamo che questa è un'area veramente eccezionale, che vada valorizzata, vada anche forse fatta un po' di manutenzione, e mi sono appuntato, può darsi che sono già cose che l'assessore ha in mente. Creare un'area un po' ombreggiata, perché di mattina sono venuto con le mamme e mi hanno detto è bellissima, però in alcune ore c'è questo problema, è molto soleggiato. Quindi creare con strutture leggere ed ecologiche un'area dove si possono stare e consumare magari la mamma col bambino la colazione. Poi non so se è previsto anche un punto di acqua, un rubinetto, esatto. Va bene, no, per questo. Quindi estrema gioia anche come segnale. Perché veniamo fuori da un anno e più, diciamo, di un po' critico, quindi rivederci qui e riutilizzare, quindi facciamo tutte le iniziative, non le facciamo nella villa comunale, facciamole qui, perché dobbiamo riabituare e anche farla conoscere quest'area. E quindi chiudo con Laura Conti. Poi mi è piaciuto la sollecitazione della signorina Fittipaldi per quanto riguarda l'InfoPoint, è una mia vecchia anche... è un chiodo fisso. Io faccio questa proposta: Lauria è ricca di associazioni, tutte numerose e attive. Penso che col coordinamento della Proloco si possa fare un calendario e tenere l'InfoPoint aperto tutti i giorni, come avviene in altri comuni, almeno nei 2 o 3 mesi estivi, perché avere quella scatola lì chiusa è veramente una cosa brutta anche come cartolina per il nostro paese. Quindi l'InfoPoint, facciamo un calendario, io do già la mia disponibilità a coprire un giorno, 2 giorni per tenerlo aperto, però deve essere dotato di un minimo di computer, qualche pubblicità, qualche elenco, diciamo, di strutture, perché se viene il turista, speriamo che ne vengano tanti, si possa consegnare qualche cosa al turista che viene a chiedere notizie. Poi un altro punto debole che io vedo in questi ultimi 2 o 3 anni che seguo la cosa è che ci sono tante organizzazioni, tante associazioni, però forse manca la messa in rete tra di loro, c'è poca, forse mi sbaglio, si parla poco, forse dovremmo favorire... Allora la mia sensazione viene, come dire, corroborata dalle considerazioni degli amici, quindi come fare per aumentare questo dialogo o crearlo questo dialogo, perché è fondamentale, perché se ogni associazione si muove nel suo ambito non creiamo poi quel valore aggiunto che serve a Lauria per rilanciarla da un periodo un po' particolare, non solo dovuto al Covid, però insomma, perché Lauria, io dico quest'altro slogan, Lauria per gli anni precedenti, i decenni precedenti, si è caratterizzata sempre per il segno meno, poco per il più, meno abbiamo distrutto il teatro, abbiamo tolto la Porta Fontana, altre cose al rione inferiore, il più non li vedo, non ne vedo tanti più, quindi dobbiamo impegnarci per creare qualche più. Per quanto riguarda un'altra proposta, assessore, se no poi la devo scrivere. Allora,
Allora, ho detto due o tre cose. Favorire, le ho già sentite. La rete, dobbiamo fare in modo che la sensazione. La proloco. Lo sto dicendo da morte. Troviamo la proloco. Cioè, dove sta proloco? Non lo so, trovate la voce. Troviamola. C'erano 500 persone che sono venute a votare per la proloco. Non lo so. Non ti posso rispondere. Neanche io sono riuscito a rispondere. Come mai quella sera facevamo come se fossero le primarie? Io l'ho paragonata alle primarie quando si fa le elezioni di un partito. Più pullman, va bene. Vedremo cosa succede, però la Proloco svolge un ruolo fondamentale di raccordo tra le associazioni. Piero, ti prego, politicamente non ti risponderò mai. Politicamente non penso che la Proloco sia un fatto politico. Però c'è un organismo che deve rimettersi in gioco. E dobbiamo riattivarlo utilizzando i canali che abbiamo, perché è fondamentale avere una Proloco che faccia da raccordo e da punto di unione tra le associazioni. Per quanto riguarda un'altra proposta, e qui rischio di essere linciato, però io torno sul fatto che un paese si caratterizza anche per l'ambiente, anche per la tranquillità e la serenità. Io vedrei bene in questo contesto che almeno nelle serate del fine settimana fosse chiuso il traffico come è avvenuto solo un anno, dobbiamo avere il coraggio di rifarlo, per quanto riguarda il Rione Superiore, intorno alla villa, nelle ore serali. Rendere l'area ex Agip libera da macchine, l'info point aperto, perché chi passeggia, io considero che anche a Rione Inferiore succede queste cose, che ci sono motorini che scorazzano indisturbati, cioè io, mi sembra pure questa una forma di violenza. Un'intera cittadinanza deve sopportare tre o quattro motorini che passano nelle ore dove c'è il passeggio e nessuno dice niente. Questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Quindi propongo di vedere se si riesce a chiudere il traffico il fine settimana dalle 18 a mezzanotte. Almeno su questo, perché se vogliamo creare l'ambiente, l'ecologia, la cosa, dobbiamo anche educare che ci sono. Avere un ambiente tranquillo, sereno, privo di scariche di macchine, anche quello contribuisce innanzitutto alla nostra salute, ma anche alla nostra salute mentale. Penso che adesso queste cose me le sono segnate, non ne ho altre. Poi se mi è sfuggito qualcosa ti scrivo. Grazie a tutti. No, ma aspettami qua che mi suggerisci quello che su cui no, non ti posso rispondere. Non posso suggerire. Allora, vabbè, sul parco noi siamo qui per questo, perché veramente ce la stiamo mettendo tutta per renderlo vivo e attivo. E qui mi riallaccio alla provocazione di Piero, ma ve la lancio. Il patto per la lettura, vengano fuori i laboratori, colleghi, artisti e animatori in tutte le attività, anche leggere solo delle pagine di libri qui la mattina o a quest'ora, perché secondo me a quest'ora qua c'è una pace che è solo meraviglia, anche in un contesto paesaggistico che se vi girate intorno non ha bisogno di essere né descritto né, perché lo stiamo vivendo, penso tutti, questa bella serenità. Quindi anche questo, ma organizzatevi con i gruppi, la signora prima che adesso non vedo mi proponeva. Allora, questo è un parco pubblico, stasera siamo qui perché da stasera tutti ne potete fruire. Ovviamente ci deve essere, come per tutte le altre cose, una richiesta fatta all'associazione, ma basta che me la veicolate, poi loro sono così carini da starmi sempre accanto, e quindi devono sapere anche loro che c'è un calendario, perché è logico, c'è una gestione in atto, per cui mi pare normale, scontato. E dopodiché cerchiamo di metterla a disposizione di tutte le richieste, ma purché viva. Questo è un terrazzo, Piero, per cui non può sopportare strutture pesanti, per cui non si può immaginare di fare qua sopra chissà quale copertura. Oggi non abbiamo nessuna possibilità di coprirlo, anche perché c'è questo che è un angolo anche all'ombra pure di mattina, e poi il sole non è su tutto il parco dalla mattina. Ci sono delle zone ombreggiate, però dicevo già a chi me l'ha chiesto nei giorni precedenti, si può immaginare di anche le associazioni che ne hanno già in dotazione o che vorranno sistemarlo,
quei gazebo rimovibili che si attaccano e si riposano, quelli sono bellissimi. Una qualunque cosa, però lì non se ne può fare carico l'amministrazione, perché purtroppo non. Anche perché poi quelle vanno gestite, se c'è il vento si rovinano, però se le associazioni ce l'hanno per fare le attività, e io proponevo loro, ma loro ci sono stasera anche per questo motivo, non solo per illustrare il progetto di cui brillantemente si sono attivate, ma delle estemporanee di pittura, delle mostre, cioè anche veicolare attraverso amici che lo potranno fare, più si vive il parco e meglio è per tutti quanti noi, perché passi e ti viene a fare passare due ore senza pensare, visto che abbiamo anche bisogno di stare insieme. Poi mi sono persa, non mi ricordo più le altre. Vabbè, ma già risposto qua riguardo un punto di acqua. No, quello sì, perché doveva. Non c'è più, no, c'è e doveva anche essere attivo oggi. Il tempo purtroppo mi ha penalizzato. Domani mattina ci saranno gli operai qui attivi per tutta la mattinata, che provvederanno a mettere le cose che ancora mancano, quindi ho detto prima, i tappeti sotto, i mattoncini là sotto che sono stati divelti. E mi devono sistemare, saranno attivate adesso che parte tutto il piano, perché sono previste e saranno attivate anche qui, e ci sarà anche il punto acqua, perché la signora sta aspettando che arriva l'acqua per ripristinare, ripulire, rimettere a nuovo queste vasche che saranno tutte vive per. E poi per l'info point, vabbè, allora tu sei stato uno degli artefici all'inizio, la partita è fallita, io mi auguro che quello viva come tutti gli altri posti pubblici abbiamo. Puoi coordinare tra l'associazione, visto che la provo in questo momento, la disponibilità a fare un io l'acquisisco già stasera, la disponibilità io già data. Allora io l'acquisisco già da stasera, scrivetemi, perché lo sapete che rispondiamo a messaggi, rispondiamo alle poste, rispondiamo alle richieste scritte, proviamo a rispondere in ogni situazione e attraverso tutti i mezzi possibili. Visto che è lanciata la cosa, visto che c'è la richiesta, per noi c'è tutta l'intenzione di farla vivere ancora. E per quanto riguarda la chiusura dell'area villa comunale, il secondo viale. Allora, l'altra volta ci accusarono di aver fatto una gabbia, perché serviva solo a due persone che passeggiavano lì, e il mio vice sindaco, ma anche Antonino, mi potranno, penso che si ricordano quanto me, che eravamo oggetto di telefonato, di insulti tutte le mattine, che avevamo creato una gabbia per due persone. Allora, però. Ma non lo faccio. Però dico allo stesso modo a Piero, qualora si dovessero organizzare degli eventi che vale la pena chiudere, perché è vero, quei motorini e le macchine continue danno fastidio un po' a tutti, siamo pronti a mettere le transenne e a far vivere la serata con tranquillità. Io mi permetterei solo di chiedere poco più di coraggio. No, ma noi l'abbiamo avuta e l'abbiamo già. Nel senso che bisogna abituare la persona, io non dico neanche solo per evitare, non serve per far passeggiare la gente in quell'altro viale, serve solo per non. Perché il traffico lì, il traffico di circolazione, 3.000, se io mi metto allo stop certo, e vedo la stessa macchina che passa 10 volte e fa questo giro, non è che vietiamo chissà quale, creiamo difficoltà, è no, stato fallimentare, si deve cominciare ad abituare la gente che se fa 20 metri non succede nulla, però crea, visto che è un parco verde bellissimo, perché rovinarlo con una cosa che poi non è indispensabile, perché le alternative alla circolazione ci sono, si va da sopra, allora in città come devono fare? Forse allora perciò dico, visto che siamo in un paesino ancora tutto sommato, perché non godercelo bene facendo ognuno di noi un piccolo sacrificio? Vediamo. Quindi alla prima telefonata, mi sembra che sotto l'amministrazione Calcagno fu fatto per l'intera estate. Ma noi lo facemmo per l'interessante, solo che fu fallimentare, però ci ritorneremo, ci impegneremo su questo. Sì. Allora do la parola a lei, e poi se non ci sono altri interventi io questa sera vi concederei qua, ringraziandovi ancora per la bella partecipazione, e oltre alle proposte che ho già acquisito, Mario, mi segnerò le date, e io ovviamente per quel che organizzerà l'amministrazione, per quello che ci sarà possibile, vi informeremo.
e aspetto però di poter fare un calendario bello, mi auguro anche fitto, e di poter fruire di tutti questi spazi che abbiamo messo in essere. Per quanto riguarda le casette, io le posizionerò le altre due in settimana, appena gli operai mi daranno una mano, perché questo stamattina l'ho portato qua io e quest'altro l'abbiamo portato poco prima di iniziare, grazie anche al loro supporto. Quindi appena sarà possibile le farò sistemare tutte, dopodiché mi auguro che siano vive, che siano anche queste fruite, e non solo perché diventa un deposito o magari un'altra cosa che poi sarà vandalizzata, ma che possa diventare un momento di interscambio, un momento per ritrovarsi anche solo per fare, per leggere una pagina, un momento per fare anche una critica, purché però si vivano questi posti. Niente, io parlo da qua, perché mi vergogno. No, dai. Volevo solo dire una cosa, io sono felice che all'Auria si organizzano tantissime cose, però il problema c'è negli anni. In pratica non viene bene calendarizzato, come avete detto, perché ci sono delle serate d'estate che in una sera ci sono tanti eventi. Ma io perciò chiedo le date. E altre sere, già a partire da metà agosto, non c'è più niente. Io quest'estate voglio uscire tutte le sere, perché sono stata sono 2 anni che non esco. E allora stasera, questa estate vi propongo di fare in modo che ogni sera ci sia qualcuno, o inferiore o superiore, ma non che nella stessa sera fate 2 eventi e serate che non c'è niente. Io chiedo le date a monte per questo motivo, ma tutti gli anni purtroppo c'è cavalleo, perché non mi arrivano quando io le chiedo, ma le chiedo con forza tutti gli anni, perché tutti gli anni ho proposto un'assemblea per avere delle date. Dopodiché, a calendario fatto, non posso scontentare se la data è già presa e poi si accavalla. Un'altra cosa, per esempio, poi c'è estate, adesso devo uscire estate 2023, ma il calendario ancora non è. No. Questo calendario uscirà a fine luglio, quando già parte delle manifestazioni sono state fatte. E poi, per esempio, uno non sa mai che c'è la sera, perché scompare poi, perché viene messo il manifesto estate 2021, dopodiché nessuno si preoccupa che quel manifesto non deve essere coperto da altri manifesti. Trovate una bacheca dove metterlo in modo che non lo devono coprire, se dopo lo coprite la gente non lo sa che c'è la sera. C'è pure mancanza di buona organizzazione. Abbiamo anche attivato i monitor, ce n'è uno al mercato coperto dove speriamo, l'anno scorso lo facemmo installare, ma è vero Bruna, scusami, non ci fu possibile fare nulla perché non facemmo un calendario, provammo ad animarci come potevamo con la paura che anche dei carabinieri accanto, perché tutte le sere stavamo col pensiero che se succedeva qualcosa dovevamo chiudere tutto e annullare tutto. Io ci spero, ma fatemi arrivare le date, dopodiché, siccome i display oggi sono attivi, uno al mercato coperto e l'altro in piazza Laurin Veriore, noi li manderemo anche là, ma è molto attivo insieme a noi Mario, far circolare le notizie su tutti, dappertutto, ma Mino Ricciardi che la mattina ci insegue con le notizie. L'unica cosa, sì, su Facebook le mettiamo sempre, le facciamo circolare, poi quando io le metto sul gruppo, l'ho fatto già in altre circostanze, ma vi prego, ognuno di voi, veicolateli in altri gruppi, altrove, perché lo dicevo prima, all'inizio della non abbiamo la possibilità di fare il porta a porta, quindi per quanto cerchiamo di utilizzare tutte le modalità dei social, tutti, e purtroppo però qualcosa ci sfugge, a qualcuno non arriva. Però adesso proviamo a mandarlo anche sul display e io spero che poi qualcuno, perché anche quando appendiamo i manifesti mi dicono ma non c'era nulla e invece nessuno aveva letto probabilmente, però sono tutte cose che nel frattempo si possono migliorare. La cosa di cui vi prego, le date, perché se non ho le date adesso arrivo a fine agosto e io il calendario non lo posso fare perché non ho che cosa metterci.
perché ha avuto le date, dobbiamo fare il calendario, dobbiamo fare la delibera di giunta, dobbiamo farlo veicolare, quindi diventa è chiaro che i passaggi si allungano ancora. Io però adesso chiudo e poi restiamo veramente a disposizione tutti come lo facciamo sempre, io per gli eventi più degli altri probabilmente, e cercheremo di venirvi incontro in tutti i modi possibili come abbiamo sempre provato a fare, anche con la presenza e la partecipazione, che manco quella è scontata, perché anche noi purtroppo abbiamo famiglie, abbiamo impegni personali e anche a volte di salute. Io vi ringrazio di nuovo e buona vita a tutti. Mamma mia.